Salve a tutti sul mio canale, oggi vi parlerò di un dispositivo molto conosciuto, il Raspberry. Io ho comprato circa 10 anni fa un Raspberry perché avevo la necessità o più che altro la curiosità di creare un RetroPie per simulare tutti i videogiochi arcade degli anni 70 a salire su, cioè gli anni 80, diciamo gli anni 70 a salire. Ok, e l'ho abbandonato perché ci ho giocato un pochettino, poi non sapevo che fare. Andando su internet ho scoperto di un'applicazione capace di bloccare le pubblicità, quindi mi sono messo lì a smanettare per installarla. E come sempre, tutorial fatti male, che non risolvevano, cioè mi sono trovato davanti a alcuni problemi nei video, non si spiegava come risolvere questi problemi, quindi io ho deciso di realizzare una serie di video su come utilizzare Raspberry proprio per i principianti. La prima cosa importante, quelle che loro non dicono mai, il contenitore in case. Allora, in questo caso io sto utilizzando un Raspberry Pi 3. Quando l'ho comprato io lo pagai circa 20 euro, adesso tagliano le mani, costa quasi 40 euro questa versione qua. Allora, il contenitore che ho utilizzato io, che ho preso io, costa circa 15 euro, è semi-trasparente, e non è tanto per l'estetica, ma per tanto l'utilità. Allora, questo qui monta un radiatore sotto, e nel kit c'è anche questo radiatore. Infatti non è che sia tanto utile, perché questo qua di sotto non è che si riscalda tanto, comunque io l'ho applicato uguale. Monta un radiatore piccolino centrale, e poi c'è quello lì sul processore principale, che io non ho utilizzato quello lì originale che mi è stato dato nel kit, ma ho preferito tagliarne uno che avevo io qua in casa, che era una scheda madre Asus. Infatti l'ho tagliata a misura e in pratica ne ho fatto uno molto più grande. Se vedete sopra qui c'è montato una ventola, ma questa qui io ho dovuto modificare il foro perché a causa del radiatore molto più alto spostare praticamente la ventola. Però comunque, se usate quello lì originale come questo qui sotto, la ventola c'entra benissimo. Infatti io ho fatto delle prove di temperatura, non supera i 29-30 gradi rispetto a prima senza ventola, senza radiatore, che superava i 40 gradi in piena funzione dell'applicazione. Quindi questa è la cosa importante. Esteticamente mi piace pure come dispositivo, come contenitore, e lo utilizzerò solo per i pie hole. Infatti qua penso di creare una bella etichetta da attaccarci sopra, magari copro anche questo foro, perché secondo me chiudere questi fori è anche la miglior cosa, perché è inutile, fa passare sulla polvere. Vabbè, comunque li mettiamo a posto e dopo. Adesso passiamo all'altra parte, come installare Raspberry su un SD. Poi un video successivo vi mostrerò come installare PyHole per bloccare le pubblicità. In più vi spiego come funziona il programma, perché se volessi fare tutto adesso in un solo video sinceramente sarebbe troppo lungo, anche perché questo video servirà da base per un altro video successivo che farò sempre per Raspberry. Ok, seguite il video e adesso vi faccio vedere come installare Raspberry su la macchina. E soprattutto, prima di andare avanti, ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Allora, per installare Raspberry sopra la nostra SD utilizzeremo il loro programma originale, perché ci sono molti altri che usano Balera, ma io vi suggerisco di utilizzare questo qui, che è più specifico. Quindi scegliamo il nostro dispositivo, nel mio caso ho un Raspberry Pi 3, scegliamo la versione di sistema operativo, qui già ci viene suggerito di utilizzare la versione 32 bit che è quella lì completa con la veste grafica e altro, ma non serve, perché nel nostro caso stiamo creando un server, quindi a noi basta soltanto la veste da terminale, praticamente non veste da terminale, ci serve solo il terminale. Quindi andiamo su oltre e andiamo su la versione 64 bit Lite, ecco qui Lite, che occupa anche 100 mega in meno rispetto alla versione 32 bit che è di 400.
scegliamo la nostra SD, in questo caso già l'ho messo, ho utilizzato la memoria da 32, che tanto comunque il costo non è eccessivo, andiamo avanti. Qui ci viene chiesto, e questa è la parte importante che in molti video non viene presentata, di modificare le impostazioni. Se noi andiamo sì, lui farà un'installazione di default e molte volte non corrisponde con quelli che sono i dati che troviamo su internet, tipo username PI e password Raspberry. Metto a trovare difficoltà proprio in questo caso qui. Andiamo su modifica impostazioni e qui ci diamo, nel caso mio perché lo voglio personalizzare, quindi lo chiamerò by all come host, nome utente lascio il mio, quindi Mr. Camarium, e come password posso mettere una qualsiasi, va bene anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, vediamoci se è un problema. Qui il wifi non serve, quindi lo stacco e lascio impostazioni configurate locali, quindi questo qui. Ok, poi andiamo su servizi, abilito SSH, anche se dopo vi faccio vedere che dovete fare un'ulteriore aggiunta. Opzioni, lascio tutto come sta, salvo e faccio sì. Voglio continuare? Sì. Adesso questa procedura durerà un bel po', quindi mando avanti in modo accelerato. Allora, a questo punto possiamo togliere la nostra SD, okay? E la dobbiamo rimettere all'interno del computer perché dobbiamo aggiungere un file, quindi cartella e botfs, quindi tasto destro, nuovo file di testo SSH senza estensione. Quindi togliete l'estensione, vi darà questo avviso. A questo punto possiamo togliere la nostra SD e rimetterla nel nostro Raspberry e dobbiamo aspettare qualche minuto prima di aprire il terminale. Allora, a questo punto possiamo entrare nel nostro dispositivo. Per entrare dobbiamo dargli il nome del host, quindi abbiamo detto che il nome dell'host era PyAll. Commentiamo, cioè praticamente spuntiamo SSH, facciamo open. Come vedete ci sta dando un avviso e ci sta facendo entrare nel terminale. Nell'eventualità che qui ci darebbe un errore perché dice che non riesce a entrare, cancello, vi faccio vedere praticamente che cosa dovete fare. Entriamo di nuovo nel nostro programma qui, quindi andiamo nel nostro router, nel mio caso io sto utilizzando quello della TIM, rete locale, LAND, stato clienti LAN. Nel mio caso l'ho collegata alla porta numero 4 e come vedete gli è stato assegnato il nome PIOL perché è quello che gli ho dato quando l'ho installato, e qui ci sta assegnato il P finale con 31, quindi lo copio e lo sostituisco, incolla, ovviamente. Ok, a posto. Questo ovviamente me lo salvo per la prossima volta. Ok, open. Come vedete ci ha fatto entrare, e questo che ci potrebbe essere utile più tardi, questo lo centro qui. Ok,
più comodo. Entriamo. MRK Arium. La password 1, 2, 3, 4, 5, 6, molto originale. A posto, siamo entrati. Adesso dobbiamo fare alcune modifiche all'interno di questo menu. Quindi dobbiamo richiamare il file sudo nano etc invio. In questa pagina, con l'uso delle frecce, scendiamo giù e dobbiamo cercare la zona dove troviamo static IP address. Eccolo qua. Quindi ci portiamo qui, cancelliamo questo cancelletto in modo che queste righe siano abilitate. In questo caso sto abilitando l'interfaccia di rete. Poi facciamo la stessa cosa con static IP address, dove qui andiamo a modificare l'IP e utilizzeremo quello che è stato assegnato dal nostro router, oppure ovviamente lo possiamo anche cambiare, però io preferisco utilizzare quello assegnato dal router e cancello tutto qui. Poi scendo giù, lasciamo quello dell'IP6 invariato, decommentiamo, cancelliamo il cancelletto anche qui, e qui assegniamo quello che è l'IP del nostro router, che di solito è sempre 1.1. Poi la stessa cosa ripetiamo qua con static dominio, in cui qui assegniamo questo valore qui, quindi 1. Da si oggi da problemi per 1 1 1 1. Se poi preferite potete lasciare anche 888, che sarebbe quella di Google in pratica. Quindi a questo punto possiamo salvare come premendo il pulsante Ctrl X. Ti dice: vuoi salvare le modifiche? Yes. A questo punto riavviamo il tutto. Come si fa a riavviare? Io ho premuto il tasto invio. Dobbiamo fare sudo reboot now, quindi l'avvia adesso. Qui ci sta andando l'avviso in cui è stato disconnesso dal sistema, perché il nostro dispositivo si è riavviato. A questo punto il nostro lavoro è finito. Abbiamo un Raspberry funzionante con cui possiamo comunicare senza problemi. Adesso vi faccio vedere, quindi lo richiamiamo. Io qua già ho registrato, ok, open, eccoci qua. Eccoci qua all'interno del nostro Bell Raspberry. A questo punto vi lascio e nel prossimo video vi mostrerò come installare PyAll e anche l'altra applicazione per cui è possibile trasformare il nostro dispositivo in un NAS.